Ti riconosci nella definizione di prete o no, trattandosi di don Andrea Gallo, non sai mai come la prende. Bravo Andrea! A proposito di fratellanza e quiete, di amicizie e di meraviglie, tu hai da leggere una lettera a Fabio. Sì, questa lettera è nata subito dopo il funerale, perché i nostri ragazzi e ragazze erano in Carignano ormai 8 anni fa, è nata così in comunità. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te e con tante ragazze e ragazze in comunità. Quanti Giordi o Michè, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua. Anch'io ogni giorno, come prete, verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del Tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione. E ho scoperto con te, camminando spesso in via del campo, che dai diamanti non nasce niente e dall'etame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligente. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. E soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano gli emarginati, i pregiudizi diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità di San Benedetto ha aperto una porta in città. Nel 70 leggevamo il tuo album, tutti morimmo a stento, e in comunità bussano tanti personaggi delle ricche, abbandonati, impiccati, tossicomani, suicidi, migranti, adolescenti traviate, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto, crudo e dolente, ed era ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, Faber, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità, che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lasciavamo cantando storia di un impiegato. Ci sembra sempre troppo attuale. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretta a noi. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Faber, parli all'uomo, amandolo. Stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze, i ragazzi. Andrea Gallo, prete da Marciapiede.